La classifica non ha subito scosse, ma dopo 11 giornate il Como ha rischiato di perdere l'imbattibilità ad opera del Monza e addirittura in casa. Ecco appunto il gol di Brianzoli con la punizione di Ferrari da fuori area. Il Como ovviamente è andato all'assalto per tutto il resto della partita, oltre un'ora. E nella, ecco qui, Virkvoad addirittura, un terzino che pure ci sa fare, che liscia. Ripresa poi, ci prova Cavagnetto, Marconcini lo ferma, c'è un battibecco tra i due, interviene l'arbitro e punisce con un calcio di punizione in due tempi, in area. La solita attesa, poi Lombardi batte per il terzino e il pericolo è sventato sul forte tiro di Gozzoli. Da questa punizione di Nicoletti, il colpo di testa di Fontolan e per il Como in rete è pareggio. Comunque il Monza ammonisce con questo pari esterno sul campo della capolista, ecco qui il Monza con un tiro di Ferrari, ammonisce che è troppo presto per ritenerlo fuori gioco. Vedremo ancora un'azione del Como, ecco l'ultima azione con il solito Cavagnetto sulla sinistra che si disbriga bene, un tocco di Lombardi e poi un grande tiro del numero 13.